Siamo qui al Palo Olimpio in compagnia nostra, abbiamo il patron Giorgio Parodi. È stato un weekend non troppo felice per le nostre leonesse. Siamo incappati nella prima sconfitta stagionale dopo un filotto di 4 vittorie. Oltre alla sconfitta, purtroppo è anche arrivata la tegola sugli infortuni di Aurora Montedoro e Martina Bossi. Sì, dopo 4 vittorie di fila è arrivata la prima sconfitta, una sconfitta che non ci aspettavamo. La Pazzola Romagnana è arrivata giù a Genova molto agguerrita, e ha vinto meritatamente. E oltre alla sconfitta, diciamo, di questa partita, purtroppo nota più dolente sono 2 infortuni alle nostre 2 ragazze, le quali mando un saluto, Aurora Montedoro e Martina Bossi, però ripeto, le stiamo seguendo e quindi speriamo nel più breve tempo possibile di riavere di nuovo in gruppo. La partita contro Romagnana era iniziata bene vincendo il primo set, forse le ragazze si sono sentite un po' già di aver la partita in mano. Sì, il primo set è andato molto bene, poi è uscita Romagnano, la quale non faceva cadere una palla. Ci abbiamo provato in tutto, è stata una serata storta, ripeto, il campionato lungo, comunque siamo sempre lì, in testa, a pari merito ora con Garlasco, però è alla quinta di campionato, siamo tutte lì a un punto, quindi ripeto, ce ne saranno battaglie da fare. Ora l'obiettivo è ripartire settimana, sfida prossima contro Libello Laria Bra, una squadra che non naviga in buone acque, però non è un avversario da sottovalutare. No, è un campionato questo che diciamo non ci sono squadre da sottovalutare, ce ne sono 5-6 che sono veramente forti e poi l'altra parte che comunque sono molto giovani e riescono, come è stata fatta sabato scorso, la BZZ che ha vinto in casa 3-2. Ed è stato un altro risultato che non ci si immaginava. Quindi ripeto, ormai tutte le partite sono partite da giocarsele, ma dobbiamo essere noi più bravi, a prescindere l'avversario. Salutiamo il patron Giorgio Parodi, appuntamento a settimana prossima.